I commercianti delle vie del centro di Pescara si mobilitano, le loro attività sono in ginocchio a causa della carenza di parcheggi. L'interdizione di un'ampia parte dell'area risulta decisa dall'amministrazione Masci in questo periodo di saldi e turismo estivo senza valide alternative per la sosta, sta mettendo in ginocchio diverse attività, alcune addirittura hanno avuto un calo delle vendite del 70% e sarebbero a rischio chiusura. Una catastrofe, una vera catastrofe, perché nell'arco di 3 settimane c'è stato un calo commerciale devastante, qualsiasi tipo di attività commerciale ne sta risentendo pesantemente a livello economico. Quando resterà così la situazione parcheggi? Con precisione non lo sappiamo, si vocifera almeno per i prossimi 3 anni e capisce bene che noi a 2 mesi non ci arriviamo. Fruttivendoli, qualsiasi tipo di attività si sta lamentando di questa situazione dove tutti quanti siamo preoccupati che a dicembre non ci arriva nessuno. La gente non riesce più a raggiungere le nostre attività, non riesce più banalmente a fare shopping, vogliamo parlare di cose serissime, non riescono più a raggiungere gli studi medici, quindi che dobbiamo fare? Questa mattina una delegazione di commercianti ha incontrato poi a Palazzo di Città Zaira Zamparelli, da alcuni giorni assessore al commercio, per consegnare una raccolta di firme e fare proposte. Abbiamo raccolto tantissime firme, parcheggi alternativi, deve essere la cosa principale, la cosa fondamentale, la cosa da attuare immediatamente. Chiediamo l'abbattimento anche di spese come tari, luce, acqua, gas, che ci permettono di andare ad abbattere quelli che sono costi che noi in questo momento non stiamo incassando. Siamo pronti ad accogliere tutte le proposte, ha assicurato la Zamparelli, valutando quelle che sono praticabili e lo faremo a breve. Sulle agevolazioni la Giunta Masci promette le sta valutando da gennaio 2025, quando il Comune uscirà dal predissesto. Nell'immediato si dice pronta a condividere iniziative e proposte di eventi che da subito possano attrarre lo shopping nelle vie del centro di Pescara, nonostante le criticità.